Cari amici, bentornati in una nuova avventura. Oggi siamo qui con il maestro Ricky, maestro del carp fishing, che negli anni 95 fino al 2005, in quei 10 anni, eri considerato un maestro del carp fishing, in quanto le acque libere tutte le hai fatte. Abbastanza. Ti facevi le boilers, ti producevi tutto da solo a casa e ultimamente, come me, negli ultimi anni ti sei dedicato allo spinning. Però oggi ho voluto portare Ricky a pescare qua in Lago Egolia, dove abbiamo già fatto vedere altri video che venivo con Giacomino, ma oggi ti ho portato perché insomma ritorniamo alle origini. Ritorniamo alle origini. Vuoi dire qualcosa, Ricky? Sì, speriamo che sia una giornata proficua. Qua stanno mangiando. Speriamo di prendere qualche bella carpotta. E in bocca al lupo a tutti. Bene, 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 ottimo. Cominciamo, via, cominciamo con la pasturazione e facciamo vedere Ricky, via con la pasturazione e si comincia e si entra in pesca. Non so, un uccello, ma non so cosa. Che gusto sono? Sono delle splendide boiles all'ananas. Ottimo, ottimo, grazie. Il filo deve essere in tiro. Okay. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eccolo. Una bravuda. Guarda che scodate che ha dato là. Eh sì. Eccolo Ricky in azione. Maestro Ricky, chiamato anche il maestro delle carpe. Eccolo qua, un bel russo, un bel storione russo. Eccolo qua. Un bel storione russo. Lo tiriamo su o lo tiri su? Per... sì, col guadino. Un bel storione russo. Eccolo qua. Riesci a bagnare qua prima di metterlo su? Occhio Giacomo, tu stai attento là. Eccolo qua, no, qua. No, si fa così. Vai. Molla, molla. Eccolo qua. Bisogna far così e tirarlo su qua. Cosa che pesa? Un bel russo?
Ottimo, 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 perfetto. Perfetto, vai. Come vai lo rimetti in acqua? Faccio scivolare. Fai scivolare col materassino, sì. Guarda, dammi un aiuto. Vai, bravo Giacomo! Caro Giacomo da solo. Guarda, guarda, guarda Giacomo da solo. Eccola qua Ricky, la carpetta è arrivata. Eccola qua, la boilers funziona quindi. Ma li hai fatti tu queste boilers? Queste qua sono artigianali. Fate tu quindi. Bene. La spezzata. Spezzata, sì. Quindi sei tornato all'opera come una volta, esatto, a fare da solo le boilers. Eccola qua, uno specchio. Aspetta che bagno. Sì. Spostati Giacomo. La carpa a specchio, eccola qua. Eccolo qui, aspettiamo. Tieni il bastone Giacomo. Eccolo qua. Una bella carpetta a specchio, eccola qua, sì. Bella. Aspetta che la montiamo. Questa. Sì, presa giusta. Presa giusta. Foto? Fai una foto con la mia, che dopo sì, gliela giro alla Franci. Mi rilascio. Ok. Quella qui. Ehi là, che bella scolata. Bene Ricky. Giorno magari ci dirai il segreto. Un giorno faremo un tutorial per fare le boilers. Ecco, perfetto, perfetto. Quindi chi è interessato può restare collegati, insomma, e vedere un tuo segreto, insomma. Esatto. Bene, bene. Quindi le boilers di Ricky funzionano ancora.